Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento con Di Prima Mattina. Il buongiorno insieme a me ve lo porge Cristian De Luca, che è di là in regia. Allora andiamo a cominciare martedì 27 luglio, fa già un bel caldo questa mattina, siamo già intorno ai 30 gradi poco prima delle 7, c'è vento, insomma ci aspettiamo una giornata calda, ma poi lo scopriremo anche dalle previsioni del tempo del nostro Marco Di Loreto, con cui spezzeremo la parte della rassegna stampa e poi da quella con l'ospite. Oggi torna a trovarci Claudio Ventura, l'assemblatore di prodotti agricoli, con lui parleremo di campagna e non solo, ma andiamo a cominciare leggendo i quotidiani in edicola, Il Messaggero e Il Centro. Andiamo subito a vedere le prime pagine. Partiamo con la prima pagina del Messaggero, andiamo a vedere su cosa hanno puntato l'attenzione per l'apertura i colleghi del Messaggero. Covid, frenata di Ferragosto. Aumenta la richiesta di dosi, rallenta la fornitura delle fiale. La regione dice poi recupereremo. Disordini durante il corteo Novax. 8 denunce. Nei guai anche un avvocato e un ex medico. E poi a Scanno la festa di laurea con un contagiato. 20 studenti sono finiti sotto osservazione. E poi il salvataggio dello stadio del nuoto, lo vedete qui nella fotografia, cioè le Naiadi di Pescara, dipendenti da Marsilio, dipendenti delle Naiadi hanno incontrato il governatore Marsilio sul salvataggio delle piscine, appunto le Naiadi di Pescara. Ad Esca Ragazzini al parco bloccato un altro pedofilo, dopo l'arresto di Alba Adriatica indagato un 73enne a Pescara. La cronaca ancora, la rapina al market del bandito solitario all'MD Discount di Pescara. All'Aquila, fidanzati aggrediti da un migrante armato di coltello, una folle aggressione tra sabato e domenica durante la notte ad Avezzano. L'Aquila, movida fuori controllo, ora i residenti chiedono addirittura le ronde. I risultati delle notti bravi sono queste: oltre agli schiamazzi al degrado del centro storico all'Aquila, al mattino si contano i danni. L'altro titolo di spalla, Pio Conti, l'importanza di vaccinare i più giovani. Il luminare pescarese a Boston dice non si può rinunciare alla terapia. Poi gli altri titoli subito sotto la testata, li vedete sul Mona, mamma malata, fatemi morire quando non sarò più cosciente. Il calcio a Pescara, Rasi, ok, caccia alla punta, Teramo torna a Chieremateng. E poi gli spettacoli giorno e notte, nella rubrica giorno e notte sul Messaggero d'Abruzzo, Gianna dedica al Gran Sasso la sua Bella Impossibile. Il discusso concerto della Nannini nella piana di Elce in area parco, nessun danno ambientale, 700 spettatori composti, gran spettacolo, dunque è stato un successo. Lasciamo la prima pagina del Messaggero, andiamo a vedere invece che cosa ci propone il Centro. Eccola qui la prima pagina con l'apertura. Più contagi ma ricoveri in calo. Abruzzo, Albani dice i vaccini arma fondamentale contro la pandemia. E poi una guida completa per le vacanze estive oggi sul Centro. Abruzzo al mare in sicurezza, le regole da seguire. Gli altri titoli all'interno. Abruzzo, effetto Green Pass. Veri in 4 giorni, l'assessore regionale alla sanità, in 4 giorni 11.000 prenotati per i vaccini. Dal 22 luglio, ha detto la Veri, in Abruzzo abbiamo avuto 11.378 prenotazioni al vaccino anti-Covid. Teramo e provincia, Covid, operatori in attesa di soldi da 8 mesi. Valvomano, carabiniere indagato, dice il falso al PM. E poi ancora la cronaca, muore in spiaggia davanti alla moglie, a Giulianova, la vittima di un malore vicino alla riva è un turista romano di 83 anni. A Teramo la biblioteca Delfico è chiusa, decisione della regione. La preside dell'Università Gallo dice uno schiaffo alla cultura. Tutte le biblioteche regionali dal 14 luglio scorso sono chiuse fino a nuove disposizioni. La decisione della regione ha coinvolto anche la biblioteca Delfico di Teramo, chiusa senza indicazioni su tempi e modi per la riapertura. In città, nel mondo culturale, accademico e studentesco, i malumori serpeggiano. E poi pernottamenti a Tortoreto, turismo boom, dati record per il mese di giugno. I progetti Atri, Pineto e Silvia hanno 6 milioni in cassa, bravi. E poi l'intervista a Giorgio Panariello, così proverò a far ridere l'Abruzzo, sarà il 21 agosto ad Ortona, il giorno dopo a Tagliacozzo.
Gli altri titoli, subito sotto la testata, Olimpiadi di Tokyo, azzurri, 4 medaglie, la staffetta nel nuoto fa un'impresa storica, davvero complimenti ai ragazzi. Intanto la notizia di questa mattina che la Pellegrini ha raggiunto la sua quinta finale nel 200 stile libero. Poi calcio di Serie C, una certezza per il Teramo, sarà Guidi l'allenatore. Bene, tutti i titoli li abbiamo visti, adesso torniamo al Messaggero e andiamo a sfogliarlo insieme, andiamo subito all'interno, intanto la pagina che parla della regione, dell'Abruzzo, in questo caso ovviamente dell'emergenza coronavirus. Abruzzo in trincea, meno dosi fino a Ferragosto, ma il virus non va in vacanza. Prosegue la lenta crescita dei contagi, anche se i ricoveri sono al minimo. Immunità di gregge, data confermata, tutti al sicuro dal prossimo 29 agosto. Al momento la regione dispone solo di scorte di preparati Pfizer e Moderna. La priorità dei responsabili della campagna di immunizzazione adesso è difendere i più deboli. E poi Pio Conti, Covid e giovani, l'importanza del vaccino, solo in questo modo va coperta per intero dall'infezione la popolazione italiana. E poi c'è un bel calice di vino, Enoturismo, un'app per trovare le eccellenze. E adesso andiamo a Pescara. Avvocato ed ex medico tra gli 8 denunciati per il corteo Novax fuorilegge. Nella rete della Digos, i Novax è sceso in piazza contro il Green Pass e un legale, l'uomo che si è scagliato contro il banco di Forza Italia. E poi il certosino lavoro sui riscontri non è ancora finito. Il questore di Pescara Liguori ha detto persone di ogni età e vari ruoli sociali. Intanto alle Naiadi, centrodestra diviso sul project, protestano gli operatori senza lavoro. All'Aquila, Pica Alfieri, movida fuori controllo, ronde per tutelare il cuore della città. Dopo il paletto divelto davanti al suo palazzo, Fabrizio rilancia, non c'è più sicurezza. Intanto i residenti inviano una diffida all'ASM, all'ASM, degrado e sporcizia dopo ogni fine settimana. E dunque c'è preoccupazione per quello che succede nella notte durante la movida aquilana. Chieti. Niente acqua senza preavviso, ACA è nel mirino dell'Authority. Arera risponde alla denuncia di Riccardo dopo il disservizio verificatosi il 13 luglio. Per gli utenti che hanno patito il disagio si prospetta un indennizzo di 30 euro. Lasciamo Chieti e siamo alle due pagine di Teramo. Del Messaggero d'Abruzzo, certificati online, parte la sfida digitale ma gli uffici restano. Rinnovato il portale della città di Teramo, l'assessora Falini, che vedete nella foto insieme al sindaco D'Alberto, dice accesso facile, ci sarà meno bisogno di andare allo sportello. Intanto Alessandra Flemac e Michele Arduini, vedete qui sopra nel tondo con la fotografia, sono i primi laureati del corso di laurea in scienze sulle produzioni animali sostenibili. Complimenti. Dopo l'intervento non cammino bene, ho due figli e devo lavorare. Aiutatemi, l'appello di un padre di 41 anni che rischia di non poter più lavorare. Rincari, acqua dell'800%, allevamenti in crisi, Bellante, Salasso per 7,8 mila. Imprese agricole nel Teramano, le bollette dell'acqua aumentate anche dell'800% stanno mettendo in crisi il settore, soprattutto quello degli allevatori. Ogni un giorno un capo di bestiame ha bisogno, soprattutto se al pascolo, di molta acqua, quasi 100 litri, per i suoi formaggi, per il latte, e dunque c'è la protesta. Tornano i vandali degli chalet, siamo a Giulianova, due persone tentano di entrare alla bussola ma non riescono a forzare l'apertura con la scheda. Decine di lettini danneggiati. Anche le sculture di castelli di sabbia sono state prese a calci e rovinate. Emergenza sicurezza, servono più controlli la notte. Il sindaco di Giulianova Costantini dice i giugliesi hanno capito e sapranno giudicare, condanna sui social network. E poi la cronaca, malore sulla spiaggia, muore turista romano di 83 anni. E intanto a Giulianova sono quasi 700 i vaccinati con il camper della ASL. Un bilancio più che positivo per il servizio di vaccinazione itinerante organizzato dall'ASL di Teramo. In tre giorni, dice il vice sindaco e assessore alle politiche sociali Lidia Albani di Giulianova, sono state vaccinate 698 persone ed effettuati 107 tamponi.
L'indagine pedofilia, 70enne arrestato, un perito per analizzare il personal computer, l'uomo è sposato con figli e nipoti, un insospettabile. A Colonnella auto contro moto, un incidente grave, un 45enne è avvenuto l'incidente domenica sera verso le 21.30 in contrada Piane San Donato nel territorio di Corropoli. Gianna Nannini, emozioni a Cortino, qui sembra di stare a Woodstock, ha detto la cantante, la rockstar ha cantato con solo piano nel parco alla Piana di Elce di Cortino, dedica al Gran Sasso il suo brano Bello Impossibile, una fan prende al volo l'asciugamano lanciato sul pubblico. Vedete una foto, il concerto di Gianna Nannini nel parco del Gran Sasso e Monti della Laga. Lasciamo la cronaca, andiamo verso gli spettacoli. Pietro Cascella, 100 anni di arte da raccontare, il 2 agosto all'Aurum di Pescara va in scena Uè Vitellò, una serata evento con Nduccio e Console. E poi gli altri titoli, vedete Requiem di Mozart per Valeria Mella, Senso della vita, il teologo Vito Mancuso al FLA di Atri, il Festival di Libri e altre cose. Tutti gli altri appuntamenti anche a Pineto, al Parco La Fiaba dell'Asino d'Oro, a Martin Sicuro, magica serata con il flamenco. E poi Controcorrente, Renzi ne ha per tutti, presentato a Pescara il libro di Renzi, e poi Le bellezze in passerella con Miss Grand Prix a Chieti. E andiamo verso lo sport, eccoci qua, la Serie C, Pescara, Rasi firma caccia alla punta, nei prossimi giorni il terzino sinistro in prova verrà ufficializzato dalla società. Saltati Gliozzi e Brunori, si complica pure Cernigoi, spunta l'idea Sant'Agnello, il presidente Sebastiani, costruiremo una buona squadra. E poi il basket e le Olimpiadi nel destino per Fontecchio. Mamma Malì Pomiglio, li vedete sorridenti nella fotografia, Malì Pomiglio e il figlio Simone Fontecchio. Mamma Malì Pomiglio e papà Daniele, il fratello Luca, hanno ammirato in TV lo show di Simone con l'Ital Basket, davvero è stato molto bravo Simone Fontecchio nella vittoria dell'Italia contro la Germania. E poi il Teramo, sempre la Serie C, Teramo, arrivato l'ok per l'allenatore Guidi, il collegio di garanzia del CONI ha respinto ieri sera il ricorso della Casertana, di conseguenza il mister si è svincolato e potrà guidare i biancorossi di Iachini. E intanto torna Chiere Matenga dal fronte mercato, è fatta per il ritorno dell'esterno 21enne italo-ganese già dal febbraio scorso al Teramo. E poi l'Aquila, mercato dilettanti, Chicarella in prestito alla Viterbese. Pescara, via il laterale Fusari e caccia a Musumeci, questo per quanto riguarda il futsal. Tombesi, altro colpo, Villaverde, le donne rischiano di perdere Lusilea. E il campionato di eccellenza di calcio, Lanciano, il nuovo club punta a tornare in alto ma c'è scetticismo tra la tifoseria, Gagliarducci in pole position. Under 15, l'Arenato Curi, team sempre sugli scudi nel calcio giovanile. Ed è tutto per quanto riguarda il Messaggero. Adesso torniamo a leggere il Centro. Abbiamo visto la prima pagina, proiettiamoci all'interno. Coronavirus, l'Abruzzo si difende, più contagi, ma grazie ai vaccini è in calo il numero dei ricoveri. Albani, il referente per le emergenze in Abruzzo, dice i vaccini sono un'arma fondamentale per combattere scusate, la pandemia. E poi servizi psichiatrici, servono risorse, il report dell'Osservatorio di Salute Mentale, l'Abruzzo e Maglia Nera, manca il personale, questa non è una bella notizia. Poi vedete nello specchietto la mappa del contagio e quello che è successo ieri. Intanto la prevenzione in Abruzzo, veri effetto Green Pass, 11.000 pronti a vaccinarsi, l'assessore regionale alla salute fa il punto sulla campagna di immunizzazione, nuova spinta dopo l'obbligatorietà del certificato verde, stiamo riducendo i tempi. Sul piano di rete ospedaliera l'assessore regionale alla salute dice nuovi posti letto per far fronte alla crescente domanda di assistenza. E poi nello specchietto il totale delle vaccinazioni di ieri, 13.725. L'agenda della settimana all'emiciclo, quindi il Consiglio regionale, la legge sulla polizia locale tra i provvedimenti in esame, nella foto l'assessore regionale Pietro Quaresimale. Andiamo avanti.
La guida per l'estate sulle spiagge, vacanze al mare in sicurezza, così si azzera il rischio contagi. Gli studi confermano pericoli minimi all'aperto. Ecco quando le distanze diventano però fondamentali. I raggi ultravioletti e il vento contribuiscono a limitare i pericoli di essere contagiati dal virus. Rispettando piccole regole si può prendere la tintarella senza problemi. Le regole da seguire in questo box, in questo specchietto, le ricorda il centro. In spiaggia, sul lettino, se non si parla con qualcuno il rischio è nullo. Evitare di chiacchierare senza la garanzia delle giuste distanze. In mare è improbabile che il virus possa sopravvivere, anche le piscine sono sicure. Non c'è pericolo di contagio pur essendo piccole strutture nelle cabine, le goccioline si disperdono una volta aperta la porta. Per il fitness in spiaggia l'attività causa una maggiore emissione di goccioline, con la distanza di 1,5 metri lo sport è sicuro. Le partite di calcetto vengono a mancare in queste occasioni le distanze, ma i partecipanti restano vicini per un tempo limitato e dunque i rischi sono pochi. Al bancone del bar a 1,5 metri e per breve tempo i rischi sono trascurabili, a una distanza più ridotta i pericoli sono comunque limitati. Bene, vedete, il centro ci ricorda gli accorgimenti. E poi fisco, il decreto in Abruzzo, sostegni bis, le risposte a tutti gli interrogativi, nuovi contributi a fondo perduto, eco incentivi per auto e rinvio delle cartelle, le principali novità della misura da 40 miliardi contro l'emergenza Covid-19, e per i canoni degli affitti scattano altre agevolazioni. E poi la situazione in Italia, Viminale in allerta dopo le proteste, cortei in tutta Italia per dire no al Green Pass. La scuola è la priorità del governo, l'obiettivo è vaccinare i professori. Ma andiamo ad ampie falcate verso la cronaca locale. Intanto, come ogni martedì, le offerte di lavoro sul centro, e torniamo alla cronaca di Teramo. Eccoci qua. La situazione in provincia per quanto riguarda il coronavirus, vaccini e tamponi. Gli operatori non hanno ancora avuto un euro, ma l'umore tra il personale impegnato da gennaio nella campagna Covid, la CGIL fa un sollecito. Brucchi dice: abbiamo appena ricevuto 300.000 euro dalla regione, pagheremo al più presto. E poi l'iniziativa sulla costa, Giulianova nel camper ASL, fatte 700 dosi in 3 giorni, vedete le persone in coda a vaccinarsi a Giulianova. E poi gli eventi in città e nell'entroterra, quindi a Teramo in settimana, 30 iniziative per Natura Indomita, che sta proseguendo molto bene a Teramo, e in agosto torna la Lirica. Giovedì è prevista una passeggiata di 8 km tra i siti storici, in cui verrà utilizzata per la prima volta l'app Scopri Teramo. Vedete nella foto il pubblico di uno degli eventi di Natura Indomita, il palco allestito sul parco fluviale a Teramo. Il concerto tra i monti della Laga Elce di Cortino, i sindaci da Gianna Nannini, grande spot per il territorio, dunque tutti contenti. Il caso, il provvedimento regionale, biblioteca Delfico chiusa, Gallo dice è una scelta grave. La preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Ateneo Teramano accusa luoghi di cultura sempre più depotenziati, e la politica resta a guardare. E vedete il cartello affisso sul portone della Biblioteca Delfico: in ottemperanza a quanto disposto dal datore di lavoro, la Biblioteca Delfico è chiusa dal 14 luglio fino a 9 disposizioni. È bella, non è. Poi manutenzione in città a Teramo, lo scontro continua, di Bonaventura evidenzia la propria attività su Facebook e coi fatti il resto è chiacchiera da bar. Ma Verzilli insiste sulla Gammarana e dice: l'assessore ammette di non aver fatto nulla in 3 anni nel quartiere. Comune, rinnovato il sito online, possibile anche scaricare i moduli per avere i certificati anagrafici, la presentazione del sindaco e dell'assessore Sara Falini. L'inchiesta sulla droga, i nuovi sviluppi, false dichiarazioni, carabiniere indagato e accusato di non aver dato al pubblico ministero le informazioni richieste. Il fascicolo è quello sul vice brigadiere arrestato a marzo. La procura intanto ha già chiesto il rinvio a giudizio per il militare finito nel procedimento per spaccio. Ancora la cronaca, abusi su un 14enne, sequestrati computer e telefoni all'arrestato. Oggi la convalida per questo fatto accaduto a Tortoreto. E poi qui sotto, tavoli in tutta la provincia, referendum sull'eutanasia, anche il Partito Socialista Italiano raccoglie le firme. Intanto al mercato Campagna Amica la Lega Giovani incontra la Coldiretti.
E ci spostiamo a Tortoreto, turismo a Tortoreto in giugno, pernottamenti cresciuti del 150%. Esaltanti i primi numeri dell'estate, ma era prevedibile perché nel 2020 la stagione è partita in ritardo. Il presidente degli albergatori Falconi dice: bene anche luglio e nel mese di agosto prevediamo il pienone. Bravi. Si schianta con la moto, 45enne grave, Corropoli, scontro con una vettura sulla statale 259 ed è in prognosi riservata, ricoverato a Teramo. Domani sera Martinsicuro intanto festeggia la bandiera blu. A Corropoli, insieme in passerella, show con 23 artisti dilettanti, mentre a Villa Rosa ci sono lavori sul lungomare in corso, le manutenzioni sulle rotonde, intanto la sistemazione definitiva del tratto centrale è finanziata. E la tragedia al mare. A Giulianova muore in spiaggia davanti alla moglie un 83enne di Roma stroncato da un malore vicino alla riva. I bagnini hanno tentato invano di rianimarlo con il defibrillatore. Navigare senza barriere, immersioni per i disabili, via al progetto della Proloco. E qui nella foto con un turista bresciano disabile. E poi problemi di sicurezza nel porto, c'è un piano per salvare la festa della Madonna del Porto Salvo. Si pensa di spostare la messa in Piazza del Mare, la processione sarà in forma ridotta, in acqua ci sarà una sola barca. E poi andiamo a Roseto, il piano regolatore in consiglio comunale, ecco le linee guida del documento. Passaggio obbligato dopo l'ok in giunta, ma dello strumento si occuperà la prossima amministrazione comunale, visto che siamo vicino alle elezioni amministrative. Confermata la previsione di 2.500 abitanti in più a Roseto, tempi lunghi scusate, per la variante sui vincoli decaduti. Intanto in ritardo turismo, solo uno dei progetti è pronto, fermi gli altri due. Distraggono tabaccai e rubano gratta e vinci per 400 euro, è successo nella tabaccheria Pincelli a Roseto Sud. Ponte in legno sul Vomano, c'è un nuovo stop ai lavori, l'opera di collegamento con Pineto. A Colonia Spiaggia la segnalazione per via degli Acquaviva, la protesta. Strada stretta, pista ciclopedonale pericolosa. E poi Viale Macarsca a Roseto, una nuova fontana con l'acqua potabile. Immobili da recuperare, Atri, Pineto e Silvia hanno in cassa 6 milioni, presentati progetti finanziati dal Ministero delle Infrastrutture, la storica Villa Ricci Conti ospiterà alloggi per famiglie in difficoltà. E poi la politica, a Pineto scontro verbale rovente tra il Movimento 5 Stelle e il gruppo di Italia Viva. A Pescara il corteo No Green Pass, le indagini, manifestazione non autorizzata, arrivano le prime 7 denunce, hanno tra i 22 e i 74 anni, tra loro figurano anche un medico radiato dall'albo e un vigile del fuoco, segnalato anche un avvocato, durante la protesta avrebbe tirato il calcio al banchetto di Forza Italia. Intanto l'incubo finito per i ragazzi che sono tornati da Corfù, quarantena Corfù, appunto ragazzi. Sono tornati in Abruzzo a Pescara, allarme incendi in Val Pescara, fuoco oltre 100 ettari, si teme il dolo. Montesilvano, sicurezza sulle strade, sempre più distratti alla guida, a luglio un incidente al giorno. L'Aquila, dramma lavoro, una vertenza al capolinea, Framiva, l'estate buia di 60 operai, scaduta anche la cassa integrazione. E andiamo a Chieti. Chietiscalo, blitz dei carabinieri, spaccia cocaina, arrestato, trovato l'elenco dei clienti. E poi cultura e spettacolo, l'intervista a Giorgio Panariello, in Abruzzo porto story, vi voglio sentir ridere forte. E poi il cartellone di Teramo Natura Indomita, Cammariere e Bosso, concerto sul fiume, pluripremiati, amici, insieme anche a Sanremo, il cantautore al piano, il jazzista alla tromba, per la stagione della Riccitelli nell'ambito degli spettacoli di Teramo Natura Indomita, è l'appuntamento, è per domani. 28 luglio, mercoledì, nell'area concerti del Lungofiume Vezzola a Teramo, inizio alle 21.30. E poi Io sono Abruzzo, orgoglio e risate con Perrotta, il comico in scena a Moscufo con il suo monologo, uno spettacolo che nasce da dove sono nato io. E poi all'Aquila, da Pulcinella a Shakespeare e Rodari, teatro per ragazzi e non solo, con la rassegna Binomio Fantastico al Parco del Castello dell'Aquila, da oggi al 3 agosto. E poi siamo al Festival della Mini Olimpiade, Vito Mancuso ospite del FLA
All'Atri Cap, il saggista e teologo presenta il suo libro a proposito del senso della vita, riflessione su chi siamo e chi vogliamo essere, al Festival di Libri e Altre Cose all'interno dell'Atri Cap 2021. E poi qui sopra, Tu per Tu con Pecora, Giovanni Impastato, I Fiori della Memoria, Lanciano, Ortona, Pescara, Isola e Roseto. Bene, sono tanti davvero gli appuntamenti. Poi il Sogno Olimpico, l'inserto sulle Olimpiadi con i successi della delegazione italiana, delle squadre italiane alle Olimpiadi, che si stanno facendo davvero valere. Allora, la Serie C di calcio, il mercato del Pescara, Derisio, Pescara in salita, e per l'attacco idea Simeri. Poi andiamo a vedere invece il Teramo, il primo giorno di lavoro dei biancorossi al raduno, Serie C, al Bonolis, li vedete i ragazzi nella immagine mentre si allenano. Teramo riparte, in arrivo il tecnico Guidi, inizia la stagione e nelle prossime ore si attende l'allenatore che si è svincolato dalla Casertana. Torna la punta Chiere Mateng. Il capitano Arrigoni dice: si torna in campo con tanto entusiasmo e bisogna iniziare con il piede giusto. Mercato: Costa Ferreira si avvicina e piace il mediano Izzillo. Vedete in questa foto, vabbè, a sinistra si allenano i giocatori e poi a destra il 25enne difensore Marco Soprano e il 22enne mediano Federico Viero all'esterno del Bonolis, appunto all'arrivo per gli allenamenti. Dilettanti, il mercato, Chieti arriva a Camadù, L'Aquila colpo Tankulic, i neroverdi prendono l'attaccante del Campo d'Arsego, Bassini ha firmato, il Pineto segue Barlafante, i rossoblù chiudono per l'ingaggio dell'esterno croato. Poi il basket, pallacanestro di Serie B, Roseto Nikolic, ci siamo, si avvicina l'ingaggio del senegalese Sec. Pallavolo femminile, Serie A2 e Serie B1. Altino, Lestini e Mastrilli rinnovano, doppia conferma invece per le rossoblù, Chieti ingaggia la pesarese Ricci. Volley giovani, la sedicenne di Guardia Grele, dalla D'Annunziana all'Azzurro, Orlando convocata per uno stage. Tennis, Schäfer e Di Nicola in vetrina. Bene, andiamo alla fine, abbiamo finito. Era l'ultima pagina dedicata allo sport. Allora, possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa. Adesso diamo la linea a Cristian in regia, andiamo a sentire con attenzione le previsioni del tempo del nostro Marco Di Loreto, poi dopo una brevissima pausa pubblicitaria ci sarà qui con me Claudio Ventura. A tra poco. Buon martedì a tutti voi. L'Italia è spaccata in due, con il nord alle prese con temporali localmente molto violenti ed il centro-sud invece interessato da copertura nuvolosa proveniente dal Nord Africa, che favorisce solo deboli precipitazioni e grande afa. La situazione non cambierà di molto neanche nella giornata di mercoledì, con la profonda depressione nord-europea che continuerà a causare forte maltempo sull'Europa centro-occidentale ed il Mediterraneo interessato da grande caldo proveniente dal Nord Africa, che con elevata probabilità proseguirà per tutta la settimana. In Abruzzo, giornata con cielo coperto velato in tutti i settori e per tutto il giorno, anche se dalla sera, dovrebbero giungere segnali di rasserenamento che sarà poi più evidente mercoledì. La ventilazione di moderata o debole intensità dai quadranti sud-occidentali ed il mare quasi calmo. Le temperature sono previste stazionarie, con valori massimi compresi tra 30 e 34 gradi e minime della prossima notte tra 18 e 24 gradi. Per la meteo è tutto, buon proseguimento di giornata. Eccoci qua, allora, guardate un po' chi è tornato a trovarci. Certo, fa caldo e quindi si è attrezzato per l'occasione. Buongiorno Claudio. Buongiorno a tutti, auguri, buone vacanze. Eccolo. Buona calura. Sei un po' in ombra, ma del resto fa caldo. A Teramo fa caldo, fa caldo. Ci vorrebbe un po' di mare a Teramo, un po' di spiaggia. Tu sei partito e faceva da te a Sant'Onofrio 24 gradi. Arrivato qua stamattina 31. La senti l'aria? Quindi, do you feel day? Se volete prendere fresco dovete venire da noi. Se sì. Volete un bel caldo, una bella spiaggia assolata, potete stare a Teramo. Questo è l'ombrellone del pallone sotto l'ombrellone del nostro amico Angelo Tulli. E vai, Angelo Tulli. Che adesso ha preso in prestito. Occhio. Vai, Angelo Tulli, vai, lancia l'ombrellone. Lancialo piano. Il lancio dell'ombrellone.
L'ombrellone sotto il pallone. Bravo, bravo, bravo. Il pallone. Allora, sotto Claudio, eccoci. Stamattina hai portato tante belle cose. Questi sono le amarene. Le amarene, quelle che devono stare 40 giorni al sole. Tutto 40 giorni. Con lo zucchero che è diventato liquido. È diventato liquido. Il sole ce l'abbiamo avuto quanto ne volevamo. L'ha fatti già 40 giorni? Non l'ha fatti, li fa il 5 agosto. Che poi si ricombina con Sant'Emidio. Vedi, siamo partiti da San Giovanni sia con Nocino che con San Giovanni chiama i santi importanti. Esattamente. Siamo partiti da San Giovanni con San Giovanni il Nocino Battista, e con la Marena, non ci confondiamo. E finiremo il 5 agosto con Sant'Emidio, che quest'anno pare che non fanno manco lo sparo, il famoso sparo. Sparo neanche alla Madonna delle Grazie si è fatto, sai? Però senza sparo. È brutto, senza sparo. Aspettiamo lo sparo. È come una festa che non si guarda, si diceva una volta. Dice, lo sparo. Aspettiamo lo sparo e poi andiamo a casa, quindi rimangono tutti quindi lì. Nessuno andrà a dormire. Esatto. Allora, quindi amarene, 40 giorni sono praticamente quasi pronte. Sono passati, questa è semplicissima, l'avevamo già detto, acqua e lo strato di zucchero, strato di amarena, che si raccolgono a giugno normalmente da noi, e zucchero, amarena, zucchero, e il sole fa tutto. Le quantità no, così a occhio. A occhio, l'importante è che sia poi coperto dallo zucchero. Okay. Poi questa piano piano si scioglie, lo zucchero diventa liquido e la panna cotta ce l'abbiamo tutto, potremmo anche partire proprio per l'avventura. Anche se oggi avremmo potuto portare quintali e quintali di pomodori. Stanno a palla de fuoco. Pomodori di quest'anno. Palla de fuoco. Perché questo caldo così che ha rovinato raccolti tipo il grano è stato micidiale. Sì, quest'anno praticamente è bruciato dal caldo. Ci hanno rimesso, penso se qualcuno di ci hanno rimesso l'osso del collo. Altri potrebbe rimesso uno delle spalle. Sì, è stata una resa bassissima. Mannaggia. Invece l'orto per noi che abbiamo l'acqua. Ovviamente perché non c'è stata l'acqua per non il girasole. Non c'è stata l'acqua, esattamente. Penso che il girasole che ha messo il Gran Turco non c'ha l'acqua, poi vende per la Turchia. Però è così. Vabbè, coltivazioni che hanno così bisogno d'acqua, forse ci serve a rivedere anche un po' questo famoso piano agricolo di cui tanto si parla, no? Perché abbiamo detto tante volte, è inutile piantare coltivazioni che non sono autoctone di questa zona. Soprattutto se hanno bisogno di acqua, di fresco. E lo si fa perché ci stanno gli incentivi, ci vero? Ci stanno gli incentivi, più o meno. E oppure esce fuori questa famosa cosa che serve il Gran Turco, tutti piantano il Gran Turco. Serve il Gran Turco? Sì, forse sì, serve all'industria. Però ormai qui da noi devo dire che è una delle coltivazioni che si sta abbandonando, perché almeno sulla pianura in basso dove hanno una frega d'acqua. Perché, Cla? Perché avendo bisogno di tanta acqua, troppa acqua, quindi e poi di cura, una volta fatto il raccolto c'è bisogno di cura perché non si sviluppino muffe, quindi diciamo che si sta abbandonando. C'è un po' il girasole. Peccato, perché noi da ragazzini andavamo a fregarci. I pupi, i famosi pupi, il pupo dell'Andurk. Marrocchio, i mammarullo, come si dice a Teramo, per farle poi la brace. Esattamente, e quindi però il grano pure è andato così, tanto che ne parlavo con un cliente che lavora in un'azienda agricola nel modenese, e loro stavano a 60 quintali ettaro quest'anno di produzione per il grano e qui da noi, le parti nostre, diciamo, abbiamo in collina, siamo arrivati a 30-35 quintali ettaro. Certo dislivello, come diceva. Certo dislivello che poi dopo dice, ma io non ci guadagno, come fare? Non ci guadagni, non perché ci guadagni perché forse non la devi piantare. Esattamente, sì. Anche perché c'è un impegno sopra di centinaia. Anche poi il grano, tu lo dici sempre, viene pagato pochissimo. Viene pagato. Ne devi avere tantissimi ettari, insomma. L'altro giorno facevo questa riflessione al trebbiatore, no? Al trebbiatore. Trebbia. Che personaggio mitico, il trebbiatore. Sì, andare il trebbiatore, ragazzi. Sì, al momento del raccolto. È bello, dai. E quindi, insomma, che c'è questa trebbia che costa 350.000 euro, che non è poco. E le trebbie, mo sono dei palazzi che camminano. Quanto costa? Sui 350.000 euro. Quasi una villa. Sì, poi più che diciamo un appartamento. Che, per fare una. No, questo poi è la cosa che molti assessori dell'agricoltura scordano di dire: impegni milioni di euro per fare una produzione all'anno, magari che si aggira su centinaia di migliaia di euro. E non è possibile continuare con questa cosa che ce la mette le pensioni dei vecchi per mandare avanti l'azienda, c'è qualcosa che qualcosa da rivedere che non funziona. Bravo, è vero. E allora le parlavo di questo, dico, tu considera che quest'anno il grano trebbiatore, il signor trebbiatore costa 18 euro a quintale, e lui mi diceva, lo sai che mi ci ha fatto pensare, una bottiglia di vino costa 10 euro, vedi? C'è qualcosa che non riporta. Perché si è investito più su certe cose, la gente preferisce giustamente o ingiustamente spende magari per una bottiglia di vino
e quindi con un ricarico notevole, sì, e per, sì, altre invece si va sempre più verso il deprezzamento, che quindi ci porterà sicuramente da qui a un po' d'anni all'abbandono di alcune colture, ma non per colpa dei cinesi e degli americani, perché non conviene più farlo. Sì, sì. Anche perché l'abbiamo, quindi quello che rischia di più è il grano. Sì, fatte salve ovviamente, sì, dopo le distese di grano delle industrie, sì, ovviamente. Sì, quello, ci stanno, per esempio, mancherà. Ci stanno stati accordi di filiera con la Barilla qui da noi, soprattutto nelle partite del Marche, quindi molti vendono alla Barilla. La Barilla ti fa questo accordo di filiera che ti dice te lo ritira a un tot di prezzo, però poi te lo misura, nel senso che a fine, quando è il momento del raccolto, ti misura la quantità di proteine, la qualità, diciamo, esattamente, del grano. Qualità. Quindi se non raggiungi quegli standard non ti dà più non quel tot che ti ha detto, ma ti declassifica. Quindi tu, per avere quel tipo di raccolto, devi fare dei trattamenti. Devi dare delle coltivazioni alle coltivazioni alcuni concimi. Insomma, quindi non è più un gioco così. Anche perché, l'abbiamo detto tante volte, siamo passati, questo quando si dice, ma una volta quello ci abitava il contadino e ci ha fatto studiare tre figli, ha comprato pure l'appartamento. Sì. Una volta il contadino non c'aveva l'acqua, c'aveva il pozzo, prendiamo l'azienda dove stiamo. Ma poi il contadino noi, non spendeva nulla, non andava a cena fuori, cioè era un'economia. Ma a parte quello, c'era lo scagnaiuto, come dici tu, quindi quando il momento di trebbia non dovevi chiamare la trebbia che si prende 4 euro giustamente a quintale di quello che ti trebbia. Cioè, chiamavi tutti gli amici, mi devi, riportavi sulla serra, facevi la festa da magnata, stava a posto, giusto. Così, non c'erano contratti, non devi fare assunzioni. E poi non c'aveva il gas, non c'era il metano, non c'era magari una lampadina, ma non c'era Sky. Come c'aveva le spese ridotte, le spese ridotte al minimo. Adesso, ma non il contadino, tutti quanti noi, sì, ma, diciamo, 50-60 anni esattamente, fa. Esattamente, ma poi c'era la coltivazione che veniva fatta da tutti. Adesso devi, se sta questa regola, devi assumere tutti quanti. E quindi comunque devi passare alla posizione INPS, e se prendi qualcuno lo stesso lo devi denunciare. Ci sono altri accorgimenti che hanno cambiato questo mondo di lavoro, che prima sembrava un mondo fantastico. Ti ricordi, Claudio, che pure è infernale. Quando è il periodo della raccolta delle olive, no? Sentivo degli amici, dice no, non puoi con gli amici andare lì a raccogliere, perché che ti vedono dall'elicottero vengono a fare. Le contravvenzioni, quindi lo scagnaiuto non è previsto dalla finanza. No, a meno che non ti chiami Sting o Bruno Vespa. Ah, ecco. Oppure, deve essere un VIP. Oppure magari D'Alema, per cui organizzi queste giornate ricche americane. E ti vengono pure a riprendere. E ti vanno le riprese, fai sul giornale, sei famoso. Stai facendo uno scagnaiuto a fregare. Non lo puoi fare, esattamente. Ah, sì. Se no, diciamo che no, non si può fare. Si può fare con i parenti. Con i parenti, lo puoi fare, sì, ma non poi le altre persone. Gli amici no. No, perché metti che tu ti fai male, ti tagli, stai su una scala, poi dai, chi ti paga? Senti un po', mi incuriosiva. E poi i elicotteri sono micidiali, i elicotteri fanno certe fotografie, sì, precise. Fantastici. C'è un cliente nostro che porta questi elicotteri della Forestale, una persona bravissima di Teramo, che porta questi elicotteri proprio spaziali, perché non manco arriva l'astronave, che lui in certi posti non riesce manco a comandarlo, nel senso che lui lo guida, questo elicottero ultra tecnologico per fare le foto magnifiche, ma lo comandano dalla base alcune cose, quindi se lui volesse non fotografare le foto, ti dici, ma pensavo l'elicottero dalla base, no, le foto, diciamo, riprese, la fotocamera o la videocamera viene comandata dalla casella, fa che tu non vuoi fotografare tuo cugino, sta là sotto e noi lo fotografiamo. Esattamente. Senti un po', Clara, non so se poi volevi dire qualcos'altro, ma i pomodori mi incuriosiscono, stiamo a palla di fuoco con i pomodori e qualcuno ha cominciato già a fare le bottiglie, quest'anno abbiamo cominciato, non è un po' presto? Quest'anno sai che c'è? Perché sono maturi. Sono maturi, è andata bene. E so buoni, il fatto di avere il caldo, l'abbiamo detto altre volte pure, questo caldo, che poi fino adesso è stato sopportabile perché non era umido, quindi si stava bene tutto sommato. Sta settimana mo sta 2-3 giorni che sta a fare un po' lo scemo, ma cambierà. Il però d'estate che fa? Fa caldo, potrebbe far caldo. E quindi ha permesso che non si sono fatte le muffe, quindi non c'è avuto bisogno del terreno, le piante. E quindi sta bello il pomodoro. Non c'è avuto bisogno perché non ci stanno i parassiti, ma anche le zanzare non ci stanno, capito? Perché non manco i bagarozzetti. I porcellini di Sant'Antonio, se ne vede qualcuno, ma insomma poca roba. I porcellini di Sant'Antonio si mangiano pure loro qualcosa? Entrano dappertutto, loro entrano e escono dai cocomberi, dalle melanzane, dai pomodori. Sono dei traforatori. Per esempio non si vedono le cimici, le famose cimici. Le cimici, cioè le scatrapuzze. Esattamente, che ci avevano invaso negli anni passati. Quella marroncina che veniva dall'est. Anche quella verde nostra, non strano, non si vede. Dove stanno?
E non lo so, al comunque mare. Il caldo, se richiede, questo caldo gli dà fastidio perché normalmente sviluppano con l'umidità e adesso non ci stanno. Quindi diciamo che da questo punto di vista chi ci ha avuto l'acqua è stato un anno... Ovviamente, sommato, devi dare acqua però alle colture. Devi dare l'acqua alle papere, quello, come dicevo. L'acqua alle papere e l'aria alle cristiane. Oppure l'acqua alle corde, come diceva un altro più famoso, c'è sempre bisogno di acqua. Quindi hai cominciato a fare i pomodori. Abbiamo cominciato, pure. Abbiamo fatto le melanzane, pure melanzane bellissime, insomma ci sta. E devo dire che i pomodori sono di altissima qualità. Ah, perché che bella frase. Non lo diciamo noi qualità. Perché se dirlo noi, diciamo. Siamo noi per dire una cosa del genere. Ma diciamo. Ce lo dicono i clienti che ci guarda, io sono pomodori così, erano decenni che non li mangiavo. Cerco di spiegare a più di qualcuno, come abbiamo detto anche qua, che certamente raccolto il pomodoro e maturo, mangiato dopo mezz'ora. Tanti di noi ci hanno l'orticello, no? Possono provare. E c'ha un sapore. Se lo devi andare a comprare e quello lo raccoglie verde, se matura sotto la luce del neon non è la stessa cosa. Sava San Dir. Quindi capito. Ma va da sé. Però questo ci spinge, io lo continuo a ripetere all'infinito perché pare che sta cosa ogni volta che la dico sia una novità. Dobbiamo cercare di mangiare il più stagionale possibile. Grande. Sia perché costa di meno. Ma in moltissimi lo fanno, Però certo, alcuni... Però la maggioranza... Anche la maggioranza non è. Ti posso dire anche quelle che vengono a noi, c'è avuto... Dimmi la maggioranza che mangia adesso, boh. Fuori stagione. Non te lo so dire, no. Io non è che sono la maggioranza, ci sono messo sempre da parte della minoranza. Però vedo che la gente già mangia sempre i pomodori, ormai è convinta che i pomodori ci stanno sempre e si trovano sempre. Però hanno un costo notevole in un certo periodo, così come la zucchina. Questo è il periodo dei pomodori. Questo è il periodo dei pomodori. Mo mangiamoci pomodori. Poi dopo ci mangeremo le zucche, poi ci mangeremo i cavoli, le verze, le cime di rape, sono buonissime. Ogni stagione ha il suo colore e il suo sapore. E soprattutto un prezzo notevolmente più basso, esatto. Che non è quello. Oltre ad avere un prodotto più buono. Quindi già mangiare stagionale, sì. È chiaro che il prodotto arriva pure dalla Sicilia, da Latina, dove c'è questa produzione, però è stagionale, sì. E qui da noi comunque se ne trova sempre tanto, quindi rischi di mangiare anche quello che sta qua intorno. Addirittura, corri fino a questo. Buongiorno a voi signori Rino e Claudio, scusate, siete vaccinati? Sì. Avete, io sì e Claudio pure, abbiamo fatto tutte e due, no? No, tu hai fatto quella una botta sola, mi sa. Botta e via. Johnson e Johnson. Avete la Green Pass oppure lo Ski Pass? Io ho la Green Pass. E importa pure tu. Io non c'ho, io c'ho il foglio che mi hanno dato. Vabbè. Questo lo trovo, questa storia di avere lo smartphone. È importante prima di iniziare la chiacchierata per poco solo, tutto ciò, il resto è noi. Grazie. Sì, io sono Green Passato perché ho fatto due... Sì. Io due ho fatto vaccinazioni una sola, con AstraZeneca. Sia me che mia moglie. Poi ha fatto lo shampoo, Johnson e Johnson. E ci ha fatto sta bene, cioè dopo fatto il vaccino. Capito? Stanno meglio. Pensavamo, detto, questi non ci hanno fatto il vaccino, ci hanno fatto un'altra cosa. Ci hanno messo il 5G, come dicono i Novax. Però perché non ci danno questo, cioè, il foglio? Ma tu devi andare sul... Non ti è arrivato il messaggino? Ma io ho il telefono questo qua, no, e allora non lo cambio. Io ho questo e non lo cambio. Tu c'hai quello perché tu fai le cose e lo dico pure come i Narcos, vero? Che hanno i telefoni che non possono essere tracciati. Ma perché mi devi obbligare a cambiare il telefonino? Io ti ho capito. Così come la banca però perché mi devi dire, devi andare su... Ma io sono d'accordo con te. Io voglio andare dove mi pare a me. Allora, che questi c'hanno i veri potenti che devono fare i Mambruschi. Sì, ma questo casco ti posso tirare pure addosso a dove sogno, se c'è niente, costa 20 comunque, euro. Comunque, a te ti sarebbe arrivato un messaggio. No, gli SMS arrivato, ce l'ha. Ma è arrivato, e allora da là lo stampo. Il messaggio mi è arrivato. Vai sul computer e lo stampo. Però c'ho il foglio mio, capito, bastava quello. Ah, bene, ma sì. Mo questo non voglio sta a fare la polemica, basta o non basta. Ecco, questa storia qui, lo dicevo pure prima con Cristian, ma penso che stanno dicendo in tanti. Zitto che Cristian non dorme per i barbagianni, lo sai, sì. È una questione che va affrontata pure questa. Ma gli è proprio un barbagianno. No, perché ce l'ha proprio lì, e davanti sul tetto. È diventata l'ennesima, in questo momento, discussione, no? Perché vedo pure quando arrivano i clienti, ma sei vaccinato? Ah, ma tu sei vaccinato, oddio. Ma non è stata ancora calcolata? Quindi sta discussione bonaria, se vuoi. Perché siamo sempre i guelfi e ghibellini, Orazio e Curiazzi. Guelfi e ghibellini, certo. Romanisti e laziali, cioè ci sarebbe sempre qualcuno a favore. Teramani Giugliesi, sugli ultimi tempi, vedi, sindaci. Che per carità, io non lo so, ci siamo vaccinati perché nel rispetto anche e soprattutto dei clienti. A me mi sembrava proprio naturale farlo. Ce lo chiedo, però... naturale forse no. E devo dire, dicevo pure ieri, quando si fa vedere queste contestazioni che sono di una parte politica o non parte politica, giovani o non giovani, lo diceva uno più o meno dell'età nostra, forse non ci ricordiamo che se fosse successo quando noi avevamo 20 anni, 18 anni,
Noi avremmo bruciato pure le camionette. Quindi questo dire che... Oddio, però all'epoca per i vaccini non ho mai visto le ribellioni. Sì, c'erano dei movimenti grossi antivaccini che poi... Sì, c'erano, sono stati... Ma quando? Negli anni 70? Sì, sì. Ma non ci abbiamo avuto la pandemia, attenzione. Ah, antivaccini, c'è stato, c'è stato... Mi ero distratto. Con il pane da euro 3 a 6,50 al chilo, una vergogna, Carlo. È vero Carlo, questo è vero rispetto... Grazie Carlo, intanto il messaggio. Potremmo, è verissimo. Però anche qui sul pane, noi ci siamo abituati, io compro il pane a 2,50 euro, a Campli più o meno il prezzo è quello. Sì. Penso pure a Teramo. Sì, sì. Che non è manco poco, perché sono le vecchie 5.000 lire. Se il pane costava, mica cotica. Costava 1.000 lire, arriva a 5.000 qualche però dì. Però il pane è buono. Però anche lì, intanto ci dovremmo abituare a non buttare il pane. Bravo. È la prima cosa. Perché, anche perché ci metti un po' d'acqua, ci fai una panzanella. Esattamente. E poi perché ormai, come il discorso del pomodoro prima, molti di noi, non dico noi, io, te o Carlo, comprano il pane con la segale, quello con la quello nero, quello giallo, quello giallo. Un po' da non il pane. What's America. Non il pane, una cosa. È un'altra cosa. Io vedo ad Ascoli. Hai 5-7 cereali. Hanno aperto un forno che sembra una boutique. Come si chiama? Fatto da ricchi. Jean-Marie, cioè, questi erano già ricchi prima, hanno fatto il forno da ricchi per i ricchi. E quindi tutta la borghesia. Ah, sono rimasti tra di loro. Ma sì, no, ma sono tanti, perché poi tutta compra questo pane a 7 euro al chilo, 8 euro al chilo. Quindi direi a schiaffi. Magari si telefonano la sera. Hai assaggiato perché fa figo, capito? Fa un po' figo. Sì. Anche il nome, non faccio il nome, se no. Non lo fare il nome, però, se no. Però è questo: che compriamo il pane. Dopo se te va un panino con i 4 cereali, 7 cereali, comprate la barretta chi, non so. Ognuno ha il suo pane di riferimento. Però portare questa esasperazione, no? Così come il vino sempre più sofisticato, il formaggio, non trovi più una forma di pecorino. Ora c'è sta il tartufo, la noce, la bieta, il carciofo. Cioè, un pecorino scredo, cioè, un pecorino assoluto non pecorino, c'è, è difficile. Pensate, di pecorino non si trova, cioè deve stare sempre in mezzo. Questo cazzarola di tartufo che bravo, non, mi va, non ce lo voglio. Che io. Poi non è lo posso dire che non ce lo voglio? Sono salse tartufate. No! Sono fatte con, lo sapete tutti, tartufo è buono, scaglie sulla pasta, sì, punto. È il tartufo, sul tu buono. Lo vedi, quello è il tartufo. Quello è il tartufo. Tutte le altre cose possono essere fatte addirittura con scalti del petrolio, perché ha la stessa formazione del metano il tartufo, sì. sì, ne sa fatte, una più del diavolo. Sono fatte anche con questo. Del ma resto poi con se, quella maglietta. Se leggi poi i componenti, dentro stanno le melanzane. No, io le salse, se la mangio non dormo, non digerisco mai più. Ma a parte questo, dico in generale, e quindi devi mangiare il pane al tartufo, l'oliva al tartufo, che è una cosa indecente. Il tartufo ce lo mangiamo da solo. Capito? Formaggio al tartufo. E poi guarda che cazzo, guarda che maglietta, è uno spettacolo. Ma tu, questo grazie ad Adelaide, avere una moglie che dopo 43 anni di matrimonio ancora ti compra queste magliette, no non fortuna, ce n'è per nessun altro, è una grande fortuna, lo sappiamo. E poi il pistacchio, adesso vado in moda al pistacchio, no, prima c'era la rucola, prima ancora c'era la salsa rosa, cioè vanno, esplodono queste mode, per cui io per non sbagliare quando vado in gelateria prendo cioccolato e crema. No, ma se non mangio, ma il pistacchio, il problema è che lo trovi sul pane, sulla pizza. Ah, il pistacchio pure dentro al formaggio. Sulla pasta. No. Sì, come no? Sì. Ormai esiste. Il pistacchio in questo momento ha invaso tutto. Poi aspettiamo che. Se c'è gusto non c'è perdenza, sì, però. Sì, però a parte che però, non il pistacchio, che è spesso anche quello fatto in forma chimica. Però andiamo dietro a ste mode. Pistacchio chimico. Allora, la differenza dal prodotto artigianale, il prodotto dell'industria, sta nel fatto che l'industria sa quello che piace alla gente. Bravo. E lo prepara. Sono bravi, non è che c'hanno, non è che lo fanno, c'è sta chi lo fa a caracoccia, come si dice, ma noi abbiamo un'università. No, lo fanno bene, ma come? No? Un'università che gli fuma, con i contro gli fuma, no? Beh, oh. Per cui questi studiano una vita, fanno esperimenti al laboratorio e se fumano, devono fare il prosciutto cotto che piace alla gente, loro lo fanno. Ma buono, eh? Buono, lo fanno buono. Il mio lo taglio adesso, c'è un sapore, lo taglio fra domani, c'è un altro. Fai il prosciutto crudo però, no? Faccio il prosciutto crudo, ma il salume, il formaggio, cioè i sapori miei come quelli dell'azienda quest'anno sono così, un altro anno magari un altro si modo, è seccato troppo. Quello che macelli a novembre c'è un sapore, certo. Quello che macelli a maggio. L'industria no, l'industria fa la pasta, è sempre uguale, fa la Coca-Cola, è sempre uguale. Fa il formaggio da spalmare, è sempre uguale, perché poi tu ti abitui al sapore e se quello te lo fa diverso ti viene accidente. Beh, ma com'è? Quindi giusto. È vero che ci abituano ai sapori, no? Come si fa con le vacche, come le pecore, no? Ti abitui a quel sapore, quindi mi piace quello.
Però ci studia sopra, ci sono anni e anni di lavoro, quindi l'industria riesce a fare questa cosa che piace al pubblico. Dopodiché poi ci stanno le mode, che queste le crea qualcuno e tira un altro fuori. Dicevo, siamo passati da un periodo in cui non abbiamo mai seguito le mode per quanto che riguarda stato, la però, cucina. Dimmene una. C'è stato fino a un poco tempo fa, lo ricordate tutti, se non facete... La fate la tagliata, no? Ah, non faccio la carrosticina senza tagliata... No, perché non te la puoi tagliare solo la carne, te la deve tagliare qualcuno che te ci mette sopra effetti, il parmigiano. Tagliata non è il tipo di carne, è, no, tagliata. È tagliata. Anche perché lo dice il nome. Sì. E poi te ci mette sopra il parmigiano e la rucola che tu avresti messo benissimo in mezzo all'insalata. E invece si è imposta. Non so, io mi ricordo, c'era la famosa, quando eravamo ragazzetti, che questa cosa ci intrigava e qualche volta abbiamo provato a farla pure a casa, c'era che la cosa? Famosa bistecca alla Bismarck. Ah sì, la bistecca com'era? La Bismarck, che c'aveva sopra qualcosa? C'aveva l'uovo. Ah, l'uovo, l'uovo. C'aveva questo Bismarck. E quindi, Bismarck c'aveva un fegato. Quando uscivi dicevi, che fai? A me una bella bistecca alla Bismarck. Che era bistecca. Pure lì faceva figo. Con st'uovo al tegamino messo sopra. E mo non si mangia, non più, si mo ci vanno le tartare, mo ci vanno. Ma queste... stanno le argentine, le, no, queste sì, cose. Sì, però è una cosa così. Oppure, adesso vanno le tartare, sia di pesce che di carne. Ah, no? Quella sono, cruda sarebbe la tartare. Sono questi, vero? Crudi, sì, esattamente. Questi crudi, perché non c'è manco tempo di cuocere la carne, e allora te la mangi cruda. Che non è il carpaccio, perché il carpaccio è un altro tipo di carne. Ed è fatto in un altro modo. Quindi sono le mode, no? Poi tu dici che in quel momento non puoi mangiare nient'altro, invece sono le mode. E parlando sempre di cucina, te l'ho già detto, ma lo diciamo a qualcuno che ci sta a sentire stamattina, perché immagino che sia un po' difficile. Se proprio seguendo le mode, c'è la regione Abruzzo, di cui non faccio il nome ma solo il cognome, che un po' d'anni fa diede questi famosi 2 milioni di euro al dottor Nicolò Mito, maestro, per fare la scuola d'alta cucina. Sì. Siccome 2 milioni non gli sono bastati... Poi c'è stata la polemica negli ultimi tempi per rinnovare la convenzione con il finanziamento. 3 milioni e mezzo di euro, quindi 3 milioni e mezzo di euro, cioè facevano una fabbrica e ci lavoravano 70-80 persone, cioè compravamo 10 metri trebbia, che ne so, vabbè, però va bene, lo volete da lui, datelo a lui. E invece, lo dicevo l'altro giorno, il famoso Sting, che tutti sanno che è un incapace a livello economico... Chi è che? Sting, che è incapace di fare affari, perché poi uno che diciamo è diventato Sting, uno che però dall'Inghilterra si trasferisce in Toscana e mette a fare l'agricoltore, non ci capisce proprio niente, che quindi lo sanno tutti, perché ci vanno sti americani a vederlo, dice, ma questo come fa a star lì a far vino, a vigna, e poi uno ricorda che se ne spende i soldi in mezzo alle terre, che fa Sting? Che si è messa a fa? Apre una pizzeria. Allora, non ha aperto la cosa di alto livello. No, c'è qualcuno che non ci sta capendo più niente. Allora, se forse ritorniamo un po' che quello diciamo. Quindi, diamoci una, al pane, diamoci la regolata. Poi, se te vuoi fare quello che ti pare, te lo fai. Però, forse ritornare un pochettino. Una preghiera per la nostra mamma Antonietta Pina, assidua spettatrice Super J. Partite per il cielo qualche giorno fa, Alfredo e Mario. Una grande preghiera per Antonietta Pina. Un abbraccio un bacione pure ad Alfredo e Mario, a tutti quanti. Bene. E grazie per il messaggio. Allora, e quindi, Claudio, siamo in conclusione? Vabbè, abbiamo ieri, ancora 3 minuti. Con che chiudiamo? Tu sai che questo sta in arco. Sai la parabola? No, vabbè, riprendevo sta cosa un qui episodio. Perché ci abbiamo in questo godere agricolo, noi siamo tutti goderecci e strani, no? Perché se non fosse così non sarebbe quello che siamo. Oh, intanto dico, la stagione parte di Tortorio del Cielo del Boom, ma da noi va forte. È esplosa, non ci abbiamo avuto manco bisogno del comune, degli incentivi. Li devono mandare via. Del PSL. Hanno chiuso le porte. Manco dei soldi della comunità europea, esatto. non c'è nessuno. Manco però, però vi trovano. Ci trovano e pieno e sono contenti e ci abbiamo proprio... Una richiesta spaventosa. E non solo quelli che vanno in Puglia. No, 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 qualcuno va pure che in Sicilia. Che si ferma. Quindi basta che fanno la pubblicità. La regione Puglia e la regione Sicilia. Sì, sì, qualcuno che va pure in che Sicilia. Poi si fermano nelle aziende abruzzesi, ma per spezzare il viaggio. Bellissima, una stagione che si protrarrà per il momento, ma proprio tanta tutta bella. A palla gente. De fuoco pure le presenze. Bellissima, proprio che bella. Che volevi dire? Dicevo, noi appunto che siamo così stranetti, no? Per cui io faccio un po' il pazzoide così... mia moglie fa la culturista. Vabbè, Alessandra è una cantante, Alessandra un'attrice. Fa la cantante con Riccardo l'attrice. È uno scrittore, giornalista. Riccardo si è messo a scrivere. Ieri ha fatto l'ennesimo articoletto su Facebook e poi ripubblica nelle sue pagine. Uno era su un ragazzo proprio su un ragazzo che è morto, esatto. Ma con un tono di poesia veramente bello.
che la morte ci priva delle persone a cui beh, vogliamo sì, bene, ma poi da ragazzi è ancora ci diventa drammatico. Quindi capisco adesso Alfredo e Mario, ma vale per tutti quanti. Ma ce lo dobbiamo ricordare da vive. Io dico sempre alle persone bisogna menarle da vive. È inutile che dice quando è morto sono contento che è morto. Io devo menare quando è vivo. E c'è un contatto. E così amarlo quando è vivo. E amarlo quando è vivo. Dire ti voglio bene, dagli l'abbraccio. Cioè, quando è morto è troppo stupido portargli i fiori da morto a dire la messa. Ecco, cerchiamo ma di sicuramente l'avranno fatto. Di avere un rapporto con i vivi più che con i morti. Insomma, lasciamo agli altri. E noi adesso allora, per godere di questa cosa abbiamo detto che c'era la mare. Ma tu mo fai una... Adesso ci facciamo... La prepari e poi ce la partiamo. Per noi e vi diciamo com'è, così voi avete modo di sapere. Abbiamo preparato perché noi non siamo come Benedetta... Cosa... Non è come Benedetta Paroli che c'era. Quanto manca? Quanto manca? 3 secondi? 2 secondi? Cosa stai prendendo? Facciamo, però scusa, sposti quelli che non si vedono le panne cotte. Piano, che questo è di vetro. Piano. Facciamo. Quanto manca? 2 minuti. Vai. Quanto manca? Ecco. Vai. E allora ci facciamo. Ah, la estrai. Ecco qua. Vedi? L'abbiamo preparata ecco, prima vedi? In studio con... Con la collaborazione di tecnici specializzati. Guarda che spettacolo. E facciamo solo per voi questa cosa, questo esperimento che dobbiamo... Cos'è quello? Altra la marena. Ah, quella fatta. Vediamo la panna cotta, la marena che sapore ha. Quindi voi potete scoprire e cercare di capire com'è la panna cotta con la marena raccolta sulle piante solo con lo zucchero. Intanto lo scopriamo noi. E non è una cosa particolarmente... Non è una matita. Guardate. Quindi, la poesia come si impadronisce del nostro studio. Oltre che andare a funghi, oltre che andare a patate, a fregare la frutta. Grazie. Mi fate una passeggiata, è pieno di amarena, adesso non è più periodo, forse in montagna, ma... E vi fate una panna cotta alla faccia di Christian e... E ce l'ha il suo perché, ma ce l'ha forte, è buona buona. Io direi che dalla regia... Ci potremmo accontentare ed è buono. Con questo un dolce saluto per l'estate, un augurio a tutti. Un dolce saluto per l'estate, bravo. Dai. Grazie. Auguri a tutti. Seguite Luglio col bene che ti voglio, non mi innamoro più. Luglio è stato un grande abbaglio, non rivederci più. Anche tu, vai. In riva al mare, anche tu, amore.